Professore Di Freddi, ma Hamas è, come dichiara l'Unione Europea, un'organizzazione terroristica o è anche un'organizzazione politica che fa attività anche di tipo sociale nel proprio territorio? Io sono un po' scettico sulla nozione di terrorismo. La mia impressione è che è una parola abusata da un punto di vista psicologico per indicare quelli che sono i nostri nemici. E quando c'è da una parte un esercito e dall'altra parte gruppi diciamo molto più ristretti e ovviamente molto meno armati di un esercito convenzionale, spesso li si chiama terroristi. Però lo si è fatto da sempre. Per esempio, erano terroristi i castristi quando stavano nella Sierra, era terrorista Che Guevara quando era in Bolivia, era terrorista Begin, che poi divenne primo ministro israeliano quando metteva le bombe e uccideva civili. Sono terroristi oggi Hamas, Osama Bin Laden e così via. Però tutto questo appunto è semplicemente una descrizione, secondo me, fattuale più che morale, come invece la si vorrebbe spesso intendere. Cioè non ci sono dei valori dietro, ci sono dei fatti, e i fatti sono appunto che si tratta di organizzazioni limitate, non eserciti che si combattono appunto l'un contro l'altro armati. Per esempio io appunto non so quale sia la definizione che l'Unione Europea ha data di terrorismo, ma credo che sarebbe molto difficile riuscire poi a farci entrare Hamas e a non farci entrare Israele. Però il fatto è che noi continuiamo a chiamare terroristi Hamas perché questi video sono stati fatti vedere un sacco di volte, però si vedono soltanto quasi sempre, no? I video di una parte, la parte colpita, cioè Israele. E non si va a vedere, per esempio, cosa succede dentro gli ospedali, dentro le case che vengono bombardate. Forse che lì non ci sono civili, forse che lì non ci sono vittime innocenti. Tra l'altro, il numero, che poi per un matematico è la cosa fondamentale, i numeri sono assolutamente sproporzionati. È vero, ci sono stati un migliaio di morti israeliani con molti bambini, e però ormai sembra che i morti dall'altra parte a Gaza siano ormai arrivati a 8.000, di cui circa 3.000 sono bambini, invalidi, malati, eccetera. Quindi temo che sia più, chi usa la parola terrorismo, temo che faccia più propaganda che descrizione. Una delle preoccupazioni maggiori è il ruolo dell'Iran. Qualora decidesse di scendere in campo, di entrare in guerra, sarebbe veramente un conflitto, a quel punto, mondiale. Voi come la vedete? Dietro a Israele c'è in parte l'Europa e sicuramente gli Stati Uniti. Dietro alla Palestina, in particolare ad Hamas, c'è l'Iran, ma ci sono molti altri stati arabi e quindi alla fine si potrebbe arrivare poi a una guerra per che cosa? Perché qualcuno sostiene che questa terra gliel'ha data Dio e che loro sono il popolo eletto, ma è questo che è difficile da accettare.